al grande fratello Lorenzo è vicino alla squalifica. In realtà non è nemmeno la prima volta che si parla di una presunta eliminazione di uno dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione del reality show più longevo della televisione italiana. Sembra proprio però che questa volta il ragazzo abbia vita breve all'interno della casa più spiata d'Italia. E allora che cosa ha combinato questa volta? Addirittura i telespettatori chiedono a gran voce la sua uscita di scena. Grande fratello, Lorenzo verso la squalifica? Le nuove accuse. Il pubblico del Grande Fratello chiede che Lorenzo esca dalla casa per una battuta fatta su chi fa uso della legge 104. Nel corso di un momento divertente con gli altri concorrenti, alla domanda di Giglio, come sei entrato nella casa? Spolverato ha pronunciato una frase di cattivo gusto, io sono quello con la 104. Giglio gli ha fatto intendere di non continuare a parlare. Ma ormai il video è diventato virale sul web e con sé anche l'hashtag cancelletto fuori Lorenzo in tendenza su X. Seppure siamo sicuri che Lorenzo si giustificherebbe, dicendo che si trattava solo di una battuta, in tanti l'hanno giudicato male, ritenendola una frase offensiva nei confronti di chi ha seri problemi di handicap, di qualsiasi tipo, quindi fisici, psichici o di altra natura. Cos'è la legge 104? Apriamo una piccola parentesi. Per chi non dovesse essere a conoscenza della legge 104. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, conosciuta semplicemente come legge 104-92, fa riferimento all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge è rivolta quindi ai cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di questi individui. Si tratta di un supporto adeguato alla persona con handicap oppure alla famiglia sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare. Si può anche intendere come aiuto psicopedagogico, psicologico, tecnico. Tutte le gaffe di Lorenzo spolverato. Ovviamente non si tratta della prima battuta fuori luogo di Lorenzo, non a caso c'era chi aveva pensato alla squalifica già un mese fa. In quel caso spolverato aveva lanciato Elena Prestes sul letto per giocare, mettendole anche un cuscino in faccia. Questa lotta però non era piaciuta al pubblico e alcuni avevano giudicato la scenetta come irrispettosa nei confronti della ragazza, nonostante lei avesse riso. Su X alcuni avevano messo i video di Lorenzo Spolverato e di Daniele Dal Moro a confronto. Qualche edizione fa Daniele è stato espulso per un episodio simile con Oriana Marzoli che però in quel caso aveva subito messo in chiaro con il concorrente che quell'atteggiamento le aveva dato fastidio. Per Alfonso Signorini espulsione immediata, almeno al tempo. Sembra che il padrone di casa del GF in queste ore stia pensando a quali provvedimenti prendere nei confronti di Lorenzo. Verrà svelato tutto nella prossima puntata di Prime Time in onda martedì 19 novembre 2024 su Canale 5. Per chiudere il cerchio, ricordiamo che nel corso di queste settimane Lorenzo ha utilizzato la parola ritardata, ti tiro due schiaffi, nei confronti di Shai la gatta e lui è un pisciasa, che uomo, che pisciasa. Ma se lo becco, se lo becco. Ho sognato che lo menavo, riferito a Javier Martinet. Forse siamo arrivati al limite. Chi è Lorenzo Spolverato? Lorenzo Spolverato squalificato? Lorenzo Spolverato, milanese classe 1996, ha avuto una giovinezza turbolenta nelle case popolari della città meneghina. A soli 15 anni ha iniziato a lavorare come cameriere per cercare di aiutare i suoi con le spese quotidiane. Nel periodo dell'adolescenza ha avuto anche brutte frequentazioni, poi è riuscito a voltare pagina. Sogna di diventare attore e prima di entrare al GF era single, ma all'interno delle quattro mura si sta dando da fare con Shaila, come abbiamo potuto constatare tutti. Lorenzo Spolverato squalificato, Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, rischia la squalifica per una battuta considerata offensiva. Il concorrente ha paragonato la propria modalità di ingresso nella casa a quella di una persona che usufruisce della legge 104, scatenando le ire del pubblico e l'hashtag cancelletto fuori Lorenzo. Questa non è la prima volta che Lorenzo si trova al centro di polemiche per comportamenti considerati inappropriati e offensivi nei confronti degli altri concorrenti. La produzione del Grande Fratello sta valutando seriamente di squalificare Lorenzo.
Il comportamento reiterato del concorrente e la gravità delle sue ultime affermazioni hanno spinto il pubblico e gli autori del programma a chiedere un provvedimento disciplinare. Il destino di Lorenzo sarà svelato nella prossima puntata.